Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Novità dell'anno 2024, introduciamo il sindaco risponde. Cos'è il sindaco risponde? Tutti i cittadini di Fagnano che hanno da fare domande all'amministrazione comunale potranno farle e riceveranno delle risposte direttamente all'interno di questo video. È un modo diretto, un po' di più per avvicinare ancora di più il cittadino al comune. Come si fa? Qua sotto trovate scritto la mail che è sindaco@comune.fagnanolona.va.it. Su questa mail voi scrivete la domanda, dopodiché il venerdì daremo la risposta all'interno del video. Ovvio, se ci saranno tantissime domande cercheremo di selezionarle, ma comunque è mia intenzione rispondere a tutte le domande, anche a quelle che possono essere più scomode. Non ci si tira indietro di nulla e daremo tutte le risposte che voi chiederete all'interno di questo video. Colgo l'occasione di questo video proprio per ringraziare l'Arma dei Carabinieri, non solo per il lavoro che svolgono tutti i giorni, ma anche per quello che è stato fatto l'altra sera. Come ben noto dai fatti di cronaca, infatti in via Colombo c'è stato un incendio e un carabiniere è entrato all'interno della casa per salvare le due persone. A nome di tutta la nostra comunità, un grazie profondo dal nostro cuore a tutti i carabinieri che lavorano sul nostro territorio. Lunedì 22 gennaio è San Gaudenzio, è il patrono di Fagnano Lona. Durante la giornata di lunedì tutti gli uffici pubblici, compreso le scuole, saranno chiusi proprio per la festa. La festa vera e propria verrà celebrata nella giornata di domenica, quindi domenica 21 gennaio alle ore 10 in chiesa di San Gaudenzio ci sarà la messa dedicata al Santo Patrono, alla presenza anche di tutte le autorità civili. Terminata la messa ci si recherà qui all'interno del castello in sala consiliare dove verranno consegnate le civiche benemerenze, il premio a Bonfin. Le civiche benemerenze quest'anno verranno consegnate a Don Luigi del Torchio, Francesco Giuffrida e all'Associazione Qualcosa per il Mondo. Sempre per celebrare la festa, alle ore 21 in Aula Magna Benvenuto Piazza ci sarà un concerto, il concerto di San Gaudenzio seconda edizione, e all'interno della serata ci sarà la consegna dei premi agli studenti meritevoli. Parlando di San Gaudenzio siamo entrati un po' nel tema degli eventi del fine settimana o della settimana, quindi ci tengo a dire che sabato dalle ore 17 ci sarà l'inaugurazione della mostra dal titolo Cieli Immensi all'interno dello spazio Otium di Via Patrioti. Invito tutti a farsi un giro per vedere questa mostra. Mentre ieri sera, che era il 18 gennaio, c'è stata la riunione dei gruppi di cammino e si è formato il primo gruppo di cammino, che è formato da 35 persone. La prima camminata inaugurale sarà venerdì prossimo e sarà dalle ore 20 con ritrovo al parco Avisaido. Ci portiamo avanti anche per annunciare che domenica 28 ci sarà la seconda edizione della San Gaudenzio Run, che partirà proprio con le iscrizioni qui all'interno del castello. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.